In diretta dalla stanza della musica della Cittadella degli Artisti, va ora in onda la rassegna stanca di RKO. Eh sì, lo sappiamo, è martedì, che giorno brutto, un giorno triste e lontano dal weekend, lo sappiamo, pieno di impegni lavorativi, pieno di faccende casalinghe, bisogna pulire quello, lavare quello, la spesa per la settimana, per la giornata, insomma, come volete voi, come decidete voi a casa, e quindi se siete stanchi del ritmo della vita del martedì, ci siamo noi a tenervi compagnia dalle 12 alle 14, sempre qui sulle frequenze di RKOnAir.com, che è la radio che vi tiene compagnia, che ci tiene compagnia, a cui vogliamo tanto bene. Salutiamo Paoletta, che sicuramente ci sarà ascoltando in questo momento. Martedì, dicevamo, pregno di impegni per tutti, anche per me, in primis per il programma. Ovviamente un martedì che alla Cittadella degli Artisti, qui dove siamo, avete sentito Ornella a inizio puntata, prima della sigla, qui nella Cittadella degli Artisti è diciamo piena di anche iniziative e spettacoli per le scolaresche, in questo caso i mattinee, i cosiddetti mattinee. Ne abbiamo parlato anche nelle scorse puntate. Ci sono delle scolaresche scuola, mi sa, delle classi di scuola elementare probabilmente, sì, che appunto stanno assistendo a uno spettacolo in occasione della settimana della memoria su Anna Frank. E la cosa che mi ha colpito è che stamattina volevo prendere un cornetto al bar della Cittadella, ma non ce n'erano più, in quanto una delle maestre ne ha comprati 18 tutti insieme, quindi alla faccia dell'obesità infantile. Si scherza, ovviamente la merenda è importante per i nostri pargoli, ma bando alle ciance, vediamo a noi che cosa, di cosa parleremo durante questa puntata. Ovviamente ci sarà l'assenza di Sergione, ma assenza presenza, poi capiremo come e capiremo perché e capiremo dove. Soprattutto il flusso canalizzatore di Zazzone, ossia il sottoscritto, che ha diciamo qualche rimembranza della scuola quando ascolta certi pezzi, quindi oggi magari sulla playlist sarò un po' oldies. La Serie A e la Serie B in Italia, non parliamo del pallone, del calcio, ma parliamo di ben altro. Zelensky favorito per la vittoria di Sanremo, perché si parla più della sua presenza che dei brani in gara, quindi lo eleggiamo già come vincitore dell'edizione di quest'anno. E ovviamente RDC sì, RDC no, RDC boh, non si sa che fine farà questo RDC, lo andremo a scoprire leggendo le prime pagine del giornale, come se fossimo al baretto sotto casa. Per chiudere un po' di sport, con quei bravi ragazzi della Juve andremo a indagare, vedere un po' quali sono state le motivazioni della sentenza e dei 15 punti di penalizzazione, e parleremo anche un po' di pallacanestro, perché stasera ci sta l'Eurolega, quindi a me è uno sport molto caro e mi interessa parlarne e farvelo conoscere. Ovviamente non dimentichiamo le edizioni del GR presenti all'interno del nostro programmino: alle 12.30 la versione extended, alle 13.30 la short version, quindi andremo ad ascoltare le notizie serie data dai nostri colleghi e amici di Radio Popolare Milano, del circuito Popolare Network, che fanno bene tanta informazione a differenza nostra, che siamo dei cazzoni. Che dire, ho detto tutto, mi sa, quindi bisogna solo presentarsi. Io sono Zazzone e questa è la rassegna stanca di RKO. Future.
Le Good Vibration che solo la rassegna stanca di RKO vi sa regalare, vi sa dare, vi sa donare. Questa era A Message to Rudy, The Specials featuring Rico. Quando sento questa canzone penso al mio carissimo amico oramai in Polonia, Alberto Rino, che speriamo ci ascolti da lì, che appunto un grande silecta, amante dello ska, del dub, e del tutto quello che riguarda il reggae old school, e questo pezzo lo passava tantissime volte durante le serate, tante volte, quindi lo amo particolarmente, mi lega particolarmente a lui. Ti voglio bene, Rino. Va bene, detto ciò, uso personale del mezzo pubblico, mica tanto, questa diciamo è la rassegna stanca di RKO, potete scriverci ovviamente sulla nostra pagina Facebook, la rassegna stanca di RKO, come ha fatto Cinzia, la nostra ascoltatrice, che ovviamente fa i complimenti a Sergione, che ovviamente salutiamo. Sergione, che non è presente qui con noi, ma ci ha promesso che forse ci verrà a trovare, e ovviamente fa i complimenti anche a me, mi dice che sono molto bravo. Vabbè, Ornella, non c'è bisogno di continuare a prendermi in giro. Va bene, continuiamo con il programmino tanto carino che va in onda su questa radiolina che si chiama RKO, www.rkoneir.com, è il sito dove poterci ascoltare. Ovviamente poi, se non siete in diretta in questo momento ad ascoltarci, potete risentirci, ritrovarci in podcast su tutti i canali digitali, su tutte le piattaforme famose digitali. Ma passiamo a noi, passiamo alle notizie, partiamo come sempre col Corriere della Sera, giornale fondato nel 1876, leggiamo, lo ribadiamo, mica Azzi, comunque ha i suoi belli annetti. Parliamo ovviamente della vicenda importante sulla quale diciamo scherziamo poco o quasi niente, che è la questione che riguarda Cospito, che apre diciamo la prima pagina del Corriere della Sera. Cospito trasferito, resta al 41 bis, anarchici incendiate altre auto, il governo non ci lasciamo intimidire. Da Sassari al carcere di Opera, dopo oltre 100 giorni di sciopero della fame, Nordio tutelata la salute. Quindi a quanto pare prosegue ovviamente lo sciopero della fame di Cospito, non c'è nessun passo indietro da parte del governo, che continua a paragonare un anarchico a un mafioso. Questo paese veramente va un applauso a questo governo, veramente, cioè, come sulla questione droghe, anche su questa questione ha veramente ragione. Va bene, non voglio che mi chiudano il programma, quindi continuiamo con la nostra rassegna stanca. Zelensky vuole provocare l'ONU, pronto per il mio piano di pace, jet a Kiev, leader divisi. Il presidente Zelensky, con l'arrivo dell'anniversario dell'invasione russa il 24 febbraio, ha proposto agli alleati occidentali per quel giorno la convocazione straordinaria dell'Assemblea dell'ONU. Ecco il mio piano di pace, e i leader della Unione Europea si spaccano sull'invio dei jet. Quindi la guerra, come vedete, non è mai, è sempre divisiva, scusate, quando si parla di soldini, perché di quello si tratta. Meloni a Michel, un fondo sovrano, unità sui migranti, l'incontro e le politiche dell'Unione Europea. L'obiettivo è affiancare le imprese senza rischiare di indebolire il mercato unico, e dunque sostiene la Premier, che come ricordiamo sta incontrando a Roma il Presidente della Commissione Europea Charles Michel, non riesco neanche a pronunciarlo, e appunto lei, alla proposta appunto che è stata lanciata dall'incontro con il presidente del Consiglio Europeo Michel, il faccia a faccia a Palazzo Chigi, anche sul agognato, diciamo, tanto se ne discute tanto e male anche sul tema migranti, e la spinta per una soluzione condivisa. Se ci si divide su un tema come le migrazioni, si fa un regalo ai trafficanti, che poi è la verità. Quindi
quindi bisognerebbe anche ridiscutere questa questione. Vai a vedere che la nostra Premier si rivela più di sinistra di quanto lo sono stati in precedenza altri, e uomini anche, non donne. Dai, vabbè, sì, dai, non esageriamo, non esageriamo. Per chiudere, prima di mandare un pezzacchione, prof, il tabù degli stipendi, scuola, merito e giusto compenso. Poi pagare poco per fare poco, o meglio, pagare per tutti poco per fare alcuni tanto e bene e altri poco e male. È un gioco di parole, gioco, molto carino. E il patto silenzioso e scellerato su cui si è retta finora la scuola. Invece di rompere il tabù dello stipendio uguale per tutti, ci si è arresi alla logica dei piccoli aumenti a pioggia. E quindi, diciamo, anche qui si continua a discutere sulla questione stipendi scuola e posizioni geografiche in Italia. Io non ho capito perché un amico mio che insegna qui a Bari deve morire di fame e un amico mio che insegna a Bologna deve comprarsi una Porsche per andare a scuola. Si scherza, ovviamente, perché questa, ricordiamo, è sempre una rassegna stanca. Sono mo su RKO, questo era il Pino Nazionale, Pino Daniele, a me mi piace blues. Mi direte, hai già messo Pino Daniele in un'altra puntata? Mi piace Pino Daniele, lo metto, mi piace, lo metto in playlist perché lo dovete ascoltare insieme a me, perché Pino, non so fare l'imitazione di Pino Daniele. So però tenervi compagnia qui dalle 12 alle 14 sulle frequenze di rkoneiro.com in diretta per la rassegna stanca di RKO con la voce di Zazzone e Friends, oggi molto meno Friends e più Zazzone, se vi piace, se vi aggrada. Andiamo avanti con la lettura dei giornali e proseguiamo nella galassia del gruppo Jedi, quel gruppo a cui facciamo un applauso perché ci regala l'informazione giusta, corretta.
Tanta qualità radiofonica che diciamo in alcuni ambienti è stato detto non si trova nelle web radio, quelle web radioline lì, quelle che hanno quegli ascoltini lì. Va bene, non voglio essere polemico, ma qui diciamo noi le cose ce le facciamo do yourself e non abbiamo il cash e ce le gestiamo da noi, quindi ci accontentiamo dei nostri aficionados ascoltatores. Va bene, la stampa a proposito quindi di Gruppo Gedi apre appunto sempre con la questione riguardante Cospito trasferito a Milano. Nordio non revoco il 41 bis, il ministro, ma ora priorità alla salute. Meloni, lo Stato non si fa intimidire. Dopo 100 giorni di sciopero della fame, l'anarchico del carcere di Opera nel carcere di Opera, scusate, per le cure. Quindi ovviamente è stato riconosciuto, certamente non se la sta passando molto bene dal punto di vista della salute, perlomeno non vengono negate le cure, cosa che se avvenisse non mi sorprenderebbe. Va bene, risatina amara, amara come la malaria di Torino, la stampa appunto quotidiana di Torino, il capoluogo piemontese, maglia nera per polveri sottili. Il 2022 non è stato solo l'anno più caldo e più secco di sempre nel nostro paese, ma anche quello in cui l'aria è stata meno respirabile che mai. Quindi diciamo c'è questa foto con questa nebbia che in realtà è smog, o meglio magari smog potenziato con Photoshop, che però rende l'idea di quella che è una situazione reale per quanto si possa photoshoppare, cioè è una realtà che comunque viene descritta da un geologo importante come Mario Tozzi, e quello facciamo. Mario Tozzi è una persona seria, ci possiamo fidare, quindi possiamo ridere sulla foto, ma non sul contenuto dell'articolo, che sicuramente sarà molto interessante, ma non possiamo leggere in quanto abbiamo solo la prima pagina. Proseguiamo sempre per quanto riguarda il gruppo Gedi, la Repubblica. Apertura, scusate, di la Repubblica, sempre col caso Cospito, via tutti i 41 bis. L'esponente anarchico proseguirà lo sciopero della fame finché il carcere duro verrà abolito anche per mafiosi e terroristi. Sicuramente la condizione carceraria in Italia fa discutere, di quello diciamo se ne potrebbe parlare. Ovviamente diciamo ci sono anche delle condizioni e delle, come dire, delle categorie di criminali sulle quali diciamo andrebbe un po' mantenuta la situazione attuale, ma mi mantengo sempre con le mie idee in testa senza esprimere troppo, se no mi cacciano. L'esecutivo non ci faremo condizionare, deciderà la magistratura a fuoco auto dei vigili a Milano e di team nella capitale, che poi a fuoco le auto di team, questo vorrei tanto capire perché. Prigionieri del detenuto, il commento, prigionieri del detenuto e il commento di Francesco Bei, poi c'è ovviamente la foto di Cospito e tutto quello che riguarda l'approfondimento sulla questione. Il PD riparta dalla foto del rider investito, ovviamente Stefano Massini approfondisce la questione della tragedia che è avvenuta a Roma, diciamo nel cuore di Roma, in Piazza del Re. Il rider di 23 anni è stato ucciso dalla manovra di un bus, faceva consegne a piedi. Il ragazzo Kenyota, figlio come tanti di quella galassia del precariato che per necessità contrae l'estensione del tempo all'orizzonte circoscritto di un presente afferrato, strappato a morsi. Mentre questa è una questione che chiaramente sulla quale la sinistra giustamente ne parla, giustamente a Stefano Massini, è un punto sulla quale la sinistra potrebbe rinascere e su quale potrebbe riprendere a discutere, cioè i diritti dei lavoratori. E me applaudo da solo. La RAI, controllo preventivo sull'intervento di Zelensky. Si parla più di Zelensky oramai che dei brani a Sanremo. La RAI a quanto pare controllerà, vedrà quello che saranno i contenuti dell'intervista, che ricordiamo comunque verrà in collegamento, quindi perlomeno
diciamo, ci risparmia la presenza sul palco Zelensky, che, ripetiamo, non è che mi sta antipatico Zelensky e mi sta simpatico Putin, per carità, però la spettacolarizzazione della guerra un po' comincia a darmi fastidio. Il riarmo di Varsavia avrà l'esercito più grande d'Europa, l'articolo di Gianluca Di Feo, siamo sempre su Repubblica. La guerra in Ucraina sta cambiando la mappa politica dell'Europa, spostando il baricentro verso est. L'elemento più sorprendente è il riarmo polacco, che sta avvenendo appunto in questi giorni, che mira alla leadership militare nell'Unione Europea. Ieri il premier Morawiecki ha annunciato che la spesa per la difesa aumenterà ancora fino al 4% del PIL. Tutto molto bello. Io mi vado un po' a rilassare, rilassatevi anche voi, perché ci sentiamo un po' di sana e buona musica sulle frequenze di RKO. This is something we've waited for a long time on the show, and I know it's all going to be well worth the wait. So would you welcome, please, Led Zeppelin. Immigrant Song, Led Zeppelin in questa versione live per voi alla rassegna stanca di RKO, sempre in compagnia di Zazzone and Friends, meno Friends, molto più Zazzone in questo martedì 31 gennaio 2023. Termina il mese di gennaio, inizia il mese di febbraio domani, e è il mese del mio compleanno, poi non ve lo dico, è un segreto, ve lo svelerò poi. Abbiamo qualche minutino ancora per leggere qualche notiziola che
poi è il programma, è l'obiettivo del programma. Siamo sul Mattino e Napoli, sul Mattino, fondato nel 1892, ricordiamolo, che intitola Meloni, vogliamo l'Italia unita, ma va la Premier, non ci rassegniamo all'idea che ci siano servizi e territori di serie A e serie B, la serie A, la serie B in Italia. Autonomia, a oggi la bozza Calderoli in CDM, Parlamento marginale e LEP senza risorse. Diciamo, la questione continua a tenere banco dopo che si è parlato appunto di stipendi di serie A e di serie B per i il comparto professori, il comparto docenti e a quanto pare la nostra Premier, il nostro Premier, chiamatela come volete, non è d'accordo con la proposta del Ministro dell'Istruzione. Dunque dice no, non ci devono essere territori di serie A e territori di serie B, come se non esistessero già territori di serie A e territori di serie B. Vabbè, cioè, gente costretta a fuggire dal sud, dal nord per degli stipendi più decenti. Non esistono territori di serie A e di serie B in Italia unita. Vedremo cosa si farà per questo nostro pazzo, folle, meridione e povero, anche, soprattutto povero. Dalla regia probabilmente ci vogliono sgridare, ci dicono che è il momento di dare la linea ai colleghi del GR di Radio Popolare. Ovviamente noi ci sentiamo tra una quindicina di minuti. A dopo. Popolare Network. Caso Cospito, il governo conferma la linea dura, il 41 bis resta, l'anarchico è pericoloso e con i violenti non si tratta neanche se sono in sciopero della fame. Il ministro Nordio nella conferenza stampa a Palazzo Chigi ha detto: si lamentano del carcere duro? Vuol dire che funziona bene. Intanto alla Camera la destra provoca, la sinistra dica se sta con lo Stato o con i terroristi, ha detto il fedelissimo della Premier Donzelli, insorge il PD, bagarre in aula, seduta sospesa. La guerra in Ucraina, si intensificano gli attacchi russi lungo la linea del fronte, le truppe di Mosca avrebbero guadagnato territorio, al momento poco, in alcune località strategiche. L'Occidente frena sull'invio a Kiev dei suoi caccia, il ministro della difesa ucraino in missione oggi a Parigi. E in Francia è in corso il secondo sciopero generale contro la riforma delle pensioni. Manifestazioni in tutto il paese, attesa per il corteo di questo pomeriggio nella capitale. Macron dice i punti principali della riforma non sono negoziabili.
Buongiorno dalla redazione di Popolare Network, il giornale radio delle 12.30. Il 41 bis non cambia per Alfredo Cospito, lo avete sentito anche nella conferenza stampa che si è tenuta questa mattina a Palazzo Chigi. Il ministro Nordio ha confermato la decisione. Il trasferimento dell'anarchico detenuto al 41 bis nel carcere di Opera, nel milanese, ha motivazioni dunque solo sanitarie. Quel penitenziario è più attrezzato a intervenire se la situazione precipitasse, ma nulla a che vedere con la revisione del regime carcerario. Di fronte alla violenza non si tratta, ha detto Nordio. Al suo fianco c'erano anche il ministro dell'interno Piantedosi e quello degli esteri Tajani. Negli stessi minuti alla Camera scoppiava la bagarre per una provocazione arrivata dai banchi della destra. Da Romana Bredice. Lo sciopero della fame di Cospito non inciderà sulla scelta del 41 bis, lo ha detto Nordio questa mattina in conferenza stampa, aggiungendo anche che una decisione sul mantenimento del carcere di massima sicurezza ad Alfredo Cospito sarà presa dopo aver ricevuto i pareri delle autorità giudiziarie. Il ministro della giustizia ha parlato mentre a poca distanza alla Camera dei Deputati la destra ha tentato di rovesciare sulle opposizioni, in particolare sul PD, le proprie difficoltà su questo caso, approfittando della discussione sull'approvazione della nuova Commissione antimafia. Donzelli, molto vicino a Giorgia Meloni, ha unito i due argomenti e ha accusato la sinistra di non volere la lotta alla mafia se si critica il 41 bis. In un attimo la discussione si è infiammata. Altri di Fratelli d'Italia hanno aumentato il tono delle accuse. Sono intervenuti parecchi parlamentari del PD dicendo che si trattava di una equazione inaccettabile. Sbagliato, ha detto Serracchiani, cercare di dividerci tra buoni e cattivi su temi così delicati. Ora la seduta è stata sospesa e riprenderà alle 15. Il ministro della giustizia quindi per ora non intende prendersi nessuna responsabilità sul 41 bis di Cospito e scarica l'attesa sulle decisioni che la Cassazione dovrà prendere nei prossimi giorni. La conferenza stampa arriva il giorno dopo la nota di Palazzo Chigi che già annunciava la scelta di una linea di fermezza rispetto alla situazione di Cospito, che è stato spostato al carcere di Opera ma sempre in una condizione di massima sicurezza. Piantedosi accanto a Nordi ha condiviso questa linea, aggiungendo la sua preoccupazione rispetto alle manifestazioni e ad azioni degli anarchici che potranno ripetersi nelle prossime settimane. Linea allo studio. Questa è dunque la cronaca della mattinata politica sul caso Cospito. Come avete sentito, il ministro della giustizia Nordio ha escluso una revisione del 41 bis, almeno per il momento, per il detenuto, per l'anarchico in sciopero della fame, lo ricordiamo da oltre 100 giorni, ma poi ha detto anche una frase più in generale sul 41 bis. In questo momento storico, ha detto, penso sia indispensabile e necessario mantenerlo. Eppure il caso Cospito ha fatto riemergere nel dibattito pubblico un tema su cui gli esperti in realtà dibattono da tempo, non senza dubbi sulla legittimità costituzionale. Giuseppe Di Lello, ex magistrato, ha fatto parte del pool antimafia di Falcone e Borsellino. A Radio Popolare dice il 41 bis pone un serio problema di compatibilità con la nostra Costituzione. Lo ha intervistato Mattia Guastafierro. È stato un provvedimento che purtroppo non ha interrotto il colloquio, il contatto che è sottoposto al 41 bis con l'esterno, con questo è chiaro, perché si dice sempre che questi mafiosi continuano a dare ordine dal carcere, quindi questo fine non è stato raggiunto, però è stato raggiunto il fine della collaborazione, perché poi il carcere duro è veramente duro. Ora come ora il dibattito è stato delineato dalla sentenza della Corte Costituzionale, la Corte Europea. C'è un profilo di incostituzionalità evidente, perché se il fine della pena deve essere la rieducazione, non si vede perché ci deve essere un solo ostacolo a questo, ed è la collaborazione. O si cambia la Costituzione o si cambia il 41 bis. Guardi, il problema è che la legislazione antimafia si è espansa, doveva essere una legislazione eccezionale, invece poi piano piano è stata estesa un po' a tutto. Quindi non c'è dubbio che sotto l'ala della 41 bis hanno voluto raccogliere un sacco di persone che poi non dovrebbero andare al 41 bis, anche molti poveracci. Ma cambiato, va sottoposto di nuovo all'apprezzamento, direi, dei giudici di sorveglianza. È raggiunto in studio il direttore Sandro Giglioli. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutte. Chi ha visto la sezione 41 bis del carcere di Opera la definisce semplicemente un cimitero, un luogo di gente murata in spazi ristrettissimi,
in totale solitudine e silenzio, dove un centinaio di persone vengono private di tutto, fine tortura mai. Nel caso di Cospito, che è stato messo in una cella della cosiddetta infermeria, non c'è nemmeno il diritto all'unica ora d'aria al giorno concessa agli altri detenuti. Non era questo l'intento di Giovanni Falcone quando battagliava per impedire che i boss potessero comunicare con le loro cosche all'esterno. Le regole che hanno portato all'attuale applicazione del 41 bis sono state sovrapposte una dopo l'altra negli anni successivi alla morte di Falcone e sono andate molto, molto oltre lo spirito della legge così come l'aveva immaginata Falcone. Pensate alla tortura di celle minuscole, pensate alla luce naturale concessa solo con uno spiraglio, pensate ai libri negati, pensate alla luce al neon imposta giorno e notte e così via. Né Falcone aveva mai pensato che il 41 bis potesse essere esteso dai boss mafiosi a detenuti di tutt'altro tipo, a politici che non hanno più organizzazioni fuori con cui comunicare o ad anarchici che non hanno mai ucciso nessuno, come Alfredo Cospito. Veniamo alla guerra in Ucraina. Oggi il ministro della difesa Reznikov è a Parigi. Kiev sta cercando ancora di ottenere altre armi, altri mezzi militari dei suoi alleati occidentali. In questo momento la discussione è sui caccia. Rispetto al no di Stati Uniti e Germania, la Francia ha una posizione più possibilista. Tutti i paesi della NATO, anche quelli più propensi a inviare aerei da guerra, sono comunque molto attenti a evitare un'ulteriore escalation. Sul campo scontri e combattimenti stanno diventando più intensi. Lo stesso Zelensky ha fatto sapere che gli attacchi russi nel Donbass sono aumentati. Sentiamo Emanuele Valenti. I russi stanno facendo pressione su tre punti lungo la linea del fronte, tutti nella regione di Donetsk, Donbass. I più caldi sono Bakhmut e Vuhledar, uno a nord, un altro a sud rispetto alla città di Donetsk. A Bakhmut le truppe di Mosca e mercenari di Wagner stanno prendendo piccoli villaggi con i quali puntano a isolare le unità dell'esercito ucraino nella zona. A Vuhledar invece le unità russe, diverse migliaia di militari, avrebbero guadagnato alcune centinaia di metri in più di una posizione. Le poche centinaia di metri indicano come gli spostamenti al fronte siano sempre minimi, ma rispetto agli ultimi due mesi di stallo comunque importanti. Vuhledar, a nord di Mariupol, ha una sua importanza strategica. È vicino al confine tra le regioni di Donetsk e Zaporizhia, in un punto dove il fronte orientale diventa il fronte meridionale. Poco sotto passa la linea ferroviaria utilizzata dai russi per portare rifornimenti all'esercito nel sud dell'Ucraina. Le truppe di Kiev tengono le posizioni dallo scorso febbraio. Ora stanno facendo fatica. I vertici militari russi potrebbero avere deciso di aumentare la pressione in questo momento per forzare gli ucraini ad allentare le difese altrove, per esempio proprio a Bakhmut. In attesa di lanciare una nuova vera offensiva, il Cremlino potrebbe quindi aver deciso di testare la tenuta del nemico. Anche per questo Zelensky ha fretta di ricevere altre armi occidentali per cambiare il corso della guerra e anticipare le mosse di Mosca. Intanto questo mese l'esportazione di gas russo verso i paesi europei hanno raggiunto il minimo storico, dicono gli ultimi dati di Gazprom. Nonostante questo, Mosca continua a evitare l'isolamento dal resto della comunità internazionale grazie ai rapporti con i paesi in Asia, in Africa e in Medio Oriente e grazie anche a una serie di triangolazioni, soprattutto per quanto riguarda i prodotti energetici. Sentiamo Andrea Di Stefano. Con le sanzioni europee alla Russia su gas e petrolio si è intensificato un fenomeno già noto ai grandi operatori dei combustibili fossili, la triangolazione. Teatro di queste attività è soprattutto il Mediterraneo, ideale per operazioni di trasferimento del greggio in condizioni di mare protetto dalle tempeste atlantiche. Secondo Bloomberg, sono le acque internazionali di Ceuta, enclave spagnola in Marocco, il luogo privilegiato per il trasferimento di petrolio russo proveniente dal Mar Baltico. Piccole imbarcazioni rompighiaccio sono in grado di trasportare sino a 700.000 barili di petrolio dal Mar Baltico, dove vengono trasferite in superpetroliere da 2,5 milioni di barili che possono poi prendere la rotta verso l'Asia. Secondo l'agenzia di stampa, le esportazioni di petrolio russo sono sostanzialmente in linea con i livelli pre-guerra, anche grazie ai prezzi scontati rispetto alla media internazionale, che si attesta in questo periodo intorno agli $80 a barile. E molta parte di queste triangolazioni sono gestite dalle grandi società di trading,
raffigura Glencore, Vitol, Gunvor, solo per citare i soggetti principali che hanno accumulato miliardi di dollari di profitti negli ultimi 12 mesi. Il Parlamento europeo deciderà la revoca dell'immunità per i due eurodeputati Andrea Cozzolino, italiano del PD, e Marc Tarabella, socialista belga. Il voto dell'Assemblea di Strasburgo è previsto giovedì nell'ambito naturalmente dell'inchiesta sulla corruzione della magistratura belga, il cosiddetto Qatargate. Sono stati gli stessi inquirenti a chiedere all'Europarlamento la revoca dell'immunità. In Francia il secondo giorno di sciopero, il secondo sciopero generale contro la riforma delle pensioni. Sono coinvolti oggi tutti i settori, dalla scuola ai trasporti, passando per le raffinerie. C'è attesa per la manifestazione nel primo pomeriggio a Parigi. Proprio oggi la proposta di legge viene discussa in Parlamento. Da una parte il governo compatto dietro Macron, il presidente ex banchiere d'affari, che ieri ha ribadito la riforma delle pensioni, che aumenta l'età pensionabile da 62 a 64 anni, è indispensabile. Dall'altra i sindacati uniti, unanimi e al completo, per cui l'aumento dell'età pensionabile non è né necessario né socialmente giusto, in una parola, inaccettabile. I francesi, secondo i sondaggi, stanno massicciamente dalla parte dei sindacati, il 70% contro la riforma, il 90% se si considerano solo gli attivi, e oltre il 60% a sostegno della protesta. Sostegno virtuale, quello registrato dai sondaggi, che diventa concreto e attivo oggi con questa seconda giornata nazionale di mobilitazione interprofessionale dopo quella del 19 gennaio scorso. In tutti i settori scioperi in aumento e di nuovo più di 200 manifestazioni in tutto il paese. Il 19 gennaio furono più di 1,5 milioni i manifestanti in tutta la Francia. Oggi l'obiettivo per i sindacati è di essere almeno altrettanti e magari di più per tenere il rapporto di forza di fronte alla determinazione dell'esecutivo. Le prime cifre, le prime immagini della mattinata sembrano confermare l'ottimismo dei sindacati. Il tasso di scioperanti, per esempio, nelle scuole, nei trasporti pubblici è in aumento, mentre i cortei sono lunghi e densi come due settimane fa, se non di più, anche nei centri medi e piccoli. Esempio a Boulogne-sur-Mer, cittadina normanna di meno di 40.000 abitanti. Si contavano stamattina 6.000 manifestanti, secondo la prefettura, 1.000 in più rispetto al 19 gennaio. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network. Non c'è più niente da fare per il ragazzo colpito da un colpo di pistola alla testa ad Alatri, in provincia di Frosinone. Si chiamava Thomas Bricca, aveva 18 anni. Ieri sera, fuori da un bar nel centro del paese laziale, gli si è avvicinata una moto, due persone a bordo gli hanno sparato e sono scappati. Il ragazzo, portato in ospedale, è considerato clinicamente morto. Le ipotesi, una è quella di uno scontro tra bande rivali della zona, ma non si esclude nemmeno lo scambio di persona. Oggi è il quinto anniversario della legge sul testamento biologico, strumento che conosce però pochissima gente, solo lo 0,4% degli italiani, questo a causa soprattutto dell'assenza di campagne informative istituzionali. L'associazione Coscioni ha lanciato proprio per questo una sua iniziativa. Sentiamo Filomena Gallo, è la segretaria dell'associazione. Proprio la legge che è entrata in vigore 5 anni fa, oggi di 5 anni fa, la legge sulle DAT, che prevede che il Ministro della Salute, le regioni, le aziende sanitarie facciano campagne informative. E allora c'è da chiedersi quante campagne informative abbiamo visto in Italia sulla possibilità di redigere quello che comunemente conosciamo come testamento biologico. Io non ne ricordo nemmeno uno. Di fatto manca la corretta informazione. Redigere le DAT, le disposizioni anticipate di trattamento, significa evitare a chi è vicino di dover prendere anche decisioni al posto nostro quando non potremo più comunicare le nostre volontà. Redigere le DAT significa poter dire, nel momento in cui sei nella piena capacità, quali sono i trattamenti sanitari che non vogliamo, quelli che vogliamo che siano continuati. E tra l'altro ci dà la possibilità di cambiare tutte le volte questo testo che andiamo a depositare al comune oppure tramite un notaio, e che entra a far parte della banca dati nazionale a cui i medici possono accedere per conoscere quelle che sono le nostre volontà. È tutto per questa edizione del Giornale Radio condotta da Alessandro Principe, in redazione anche Emanuele Valenti. La prossima è alle 13.30. A tutti una buona giornata. La rassegna stanca di IRKO. Che ora son mi corazon. Te lo dije bien clarito. Permanece la escucha. Permanece la escucha. 12 de la noche en La Habana.
los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son? Mi corazón. Cocina, me gusta. Más de la mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son? Mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son? Mi corazón. Poi uno dice non lo metti Manu Chao, comunisti non lo mettete Manu Chao, siete comunisti mettete Manu Chao, non siamo comunisti ma mettiamo Manu Chao nella nostra playlist, me gustas tu Manu Chao dall'album Proxima Extasión, primo album da solista dopo fuoriuscita sarà così, dal gruppo del leader appunto Manu Chao, leader dei Mano Negra. Siamo sempre qui alla rassegna stanca di RKO. Vi tiene compagnia dalle 12 alle 14 sulle frequenze di rkonair.com, ovviamente per i ritardatari disponibile in replica più che in podcast, perché non è proprio un podcast, in replica su tutte le piattaforme digitali, tutte quelle esistenti al mondo, Spotify, Spreaker, Deezer, forse iTunes, questo non lo so, devo ancora capirlo, però siamo un po' dappertutto, facilmente raggiungibili. Bene, nel ricordarvi che per interagire con noi c'è la pagina Facebook, ancora solo quella per ora, la rassegna stanca di RKO, ma c'è anche la chat presente sul player di Spreaker che trovate sul sito di RKO. Bene, siamo tornati a leggere i giornali, torniamo dopo il GR che ci ha dato le notizie serie, le notizie vere, le notizie fatte bene, su misura per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Noi invece cazzulliamo nel mondo delle
notizie. Cazzulliamo, ci piace talmente cazzullare che passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano, che non esprime tanto diciamo, la nostra esistenza nei contenuti quanto nel titolo, appunto il Fatto Quotidiano, che non riceve alcun finanziamento pubblico, non riceve alcun finanziamento pubblico. Continui a ridere che non riceve alcun finanziamento pubblico, l'ha scritto, lo dicono loro. Come apre il Fatto Quotidiano diversamente dalle altre pagine dei quotidiani nazionali? Perché l'argomento cardine del Fatto Quotidiano è la questione reddito di cittadinanza. Il governo in Europa dice sì al reddito e in Italia lo toglie. Approva la calderone schizofrenica, approva la risoluzione UE anche per gli occupabili. Quindi il reddito sì, ce lo chiede l'Unione Europea. Bruxelles ufficializza la decisione votata dalla ministra: reddito minimo a tutti, non limiti di tempo. Però Meloni lo cancella dopo 7 mesi. La questione annosa del reddito di cittadinanza: ci sarà, non ci sarà, verrà tolto, verrà ridimensionato, verrà dato a tutti, verrà dato a pochi, non si sa, non si capisce. C'è chi in realtà, io, a me viene da dire personalmente, in questo momento insomma si è un po', come dire, salvato il culetto grazie a quel reddito di cittadinanza lì, quel pochettino, quella cosuccia lì. Eppure mi ricordo che c'era un ragazzo con la barba e gli occhi azzurri che parlava di reddito di cittadinanza in una trasmissione pubblica da Santoro nel lontano 2011 probabilmente. Io farei un applauso a quel ragazzo con la barba e con gli occhi azzurri che probabilmente ci aveva visto lungo. Va bene, me la canto e me la suono come sempre da solo. Meloni umilia le Camere, continuiamo sul Fatto Quotidiano. 15 DL e 5 fiducie in 3 mesi, non se la sta passando molto bene, soprattutto dato anche quel riassunto dei 100 giorni di governo che ha fatto recentemente, che sinceramente non è molto veritiero, però è molto più confusionario che il resto. Poi magari lo andremo ad approfondire. Vitalizio a Dalì, i 5 Stelle alla russa: devi revocarlo, 9.000 euro al condannato Dalì. Questa è la richiesta dei 5 Stelle, gli amici del Fatto Quotidiano. 30 miliardi per il post-sisma, Amatrice e le altre, la ricostruzione è d'oro e di cemento. Si continua sempre sulla pagina del Fatto Quotidiano con l'editoriale di Marco Travaglio. No, facciamo così, dai, l'editoriale di Marco Travaglio è roba seria, giornalismo di spessore. Cercansi sovranisti, e poi c'è un lungo trafilone, lunghissimo trafilone, quasi illeggibile, quasi palloso. Noi siamo qui al baretto a leggerci i giornali. Marco Travaglio, scrivi di meno e scrivi meglio, va bene, basta, dai, sennò poi mi fulminano dalla regia, che già sento i fulmini che si fanno sentire, poi ci chiudono il programma perché dicono no, però poi poi c'è l'amico di Marco Travaglio che ascolta e ti querela. Ma noi qui si scherza, si è al bar, si parla della rassegna stampa di oggi, si discute di quelle che sono le notizie odierne e si scherza su ciò. Si parla anche della Juve, ma non dal punto di vista calcistico, ma dal punto di vista giudiziario, perché come abbiamo già detto più volte, poi lo approfondiremo in quella fascia sportiva che tanto sportiva non sarà, quella di fine puntata, la Juve è stata penalizzata di 15 punti dal giudice sportivo. Ovviamente si attendeva anche il giudice ordinario, che ieri ha depositato la sentenza. È una sentenza dove era previsto un libro nero e fatture fatte persino a penna nell'epoca della fattura elettronica, quindi serie A completamente falsata. E questo è quello che è il titolo sotto del quotidiano Il Fatto Quotidiano. Bene, sono le 12.56, le micchiate sono tante, la musica però è quella buona e ce l'andiamo ad ascoltare. Thank you.
Mika Relax, sempre sulle frequenze di RKO, sempre durante la rassegna stanca di RKO, dalle 12 alle 14, dal lunedì al venerdì, vi tiene compagnia, vi tiene allegria, le leggiamo così le notizie all'uso nostro, come si dice, dalle nostre parti qui in Malfitta City, perché ve lo ripetiamo, siamo in diretta dalla cittadella degli artisti, nella stanza della musica, presso appunto la cittadella a Molfetta, qui a Molfetta, dove in questo momento si sta tenendo ovviamente l'altro matinè, in cui si scambiano le scolaresche per questo spettacolo dedicato ad Anna Frank in occasione della settimana della memoria, non è più giornata della memoria. Come raggiungerci, come parlare con noi? Da la pagina Facebook innanzitutto, la rassegna stanca di RKO, e ovviamente la chat sul lettore Spreaker presente sul sito di RKO. Ovviamente ci stiamo attrezzando, questo lo voglio precisare, per il WhatsApp, così diciamo, diventiamo più dinamici, ci possiamo sentire molto più all'amicizia, friendly, 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 love, 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 top, top, top. Andiamo a leggere altre notiziole provenienti dai giornali d'Italia. Noi abbiamo parlato appunto prima di reddito di cittadinanza sul Fatto Quotidiano, passiamo ai giornali di satira, a quelli che continuano ad essere venduti in più e più copie, in altissima tiratura, in tutte le migliori edicole italiane, ad iniziare da Il Giornale, che si chiama appunto così perché Il Giornale, se un giorno uno non è che, se uno dice la bistecca, ti dà la bistecca, e la bistecca, e qui ti dà Il Giornale, e Il Giornale: anarchici all'angolo, nessun cedimento su Cospito, altri attacchi, auto bruciate a Roma e a Milano, e che guerriglia, il leader antagonista trasferito a Opera, ma il governo non arretra, resta al carcere duro. Nordio, la salute dei detenuti è una priorità, ma conferma il 41 bis. Un applauso a Nordio, perché è coerente, no? È coerente. Illecito grave prolungato, si parla ancora di Juve, continueremo a parlare di Juve dopo, lo specificheremo meglio dopo. Dopo il meno 15 la Juve teme anche il peggio, e lo approfondiremo nella fascia sportiva, l'abbiamo più volte detto. Pandemia, le toghe si avvicinano a Conte, inchiesta sulle vittime del Covid. Epidemia colposa per il reato omissivo improprio, sarebbe questa l'ipotesi su cui lavora la procura di Bergamo. Ed è bello che diciamo sia solo Il Giornale ad aprire con questa notizia, e quindi bisogna anche capire, diciamo, quanto sia vicino alla satira realmente questo bel quotidiano. Messina denaro, anzi Messina denaro, trovato il PC in uno dei covi, però stanno ancora cercando di trovare la password. Smog a Milano, o flop di sala, crociata inutile. Quanto pare poi c'è stato anche la cosiddetta crociata di sala nella lotta allo smog a Milano, che però non è che per risolverla in due giorni, voglio dire, abbiamo parlato prima anche sul Corriere, c'era sul Corriere c'era quella foto del panorama di Torino annebbiato oramai dallo smog, e Mario Tozzi che approfondiva la questione. A Milano stessa identica cosa, non cambia niente, e anche qui nelle nostre piccole città devo dire che non è che si respiri un'aria così così bella dal punto di vista proprio della salubrità, si dice salubrità, ma chissà. Nuove tensioni, aiuti a Mosca, Iran, vassallo del Cremlino, questo è l'articolo di Fiamma Niederstein, non la conosco, se qualcuno vuole passarmi qualche altro articolo di Fiamma Niederstein sarei felice di leggere per approfondire la sua posizione. Iniziativa antimolestie, lode agli
agli alpini dopo le polemiche del passato. Ricordate la passata polemica della, diciamo, degli alpini e le molestie degli alpini, che aveva fatto parlare un po' tutti nello scorso anno, probabilmente. Un alpino ha provato a leccarmi sulla bocca mentre prendevo un ordine al tavolo. Uno mimava un atto sessuale mentre mi giravo per sparecchiare, disse una barista riminese. Un altro mi ha spinto in modo da farmi sedere sulle sue ginocchia. I commenti neanche li conto perché sarebbero troppi. I commenti delle persone, per prosegue il giornale, prosegue l'articolo di Giordano Bruno Guerri, che sì, lo conosco, e diciamo, questa è una questione che ha fatto ridere in tanti, ma non c'è assolutamente nulla da ridere. Però pensare che, come dalle mie parti si dice, un zizio porco ha, come dire, le vesti di un alpino, beh, un po' mi fa ridere. Now, ladies and gentlemen, we present the one and only original King of Rock and Roll, Bill Haley and his Comet. On your mark, on your mark. Get set, now ready, ready, go. Everybody rock. Rock and roll, Razzle Dazzle, Billy Haley and the Comets, qui sempre sulla rassegna stanca di RKO, sulle frequenze di RKO, www.rkonair.com, il sito per ascoltarci, la rassegna stanca di RKO su Facebook, la pagina per scriverci e interagire con noi. Se non interagite ora, interagite dopo, interagite domani, volevate interagire ieri, non l'avete fatto, eravate timidi, volete scrivere e farvi sentire, ecco, questo è il mezzo giusto per farvi sentire, per parlare con noi della rassegna stanca di RKO, che poi sarei io, Zazzone, e la nostra bellissima, stupenda, elegantissima intelligenza artificiale Ornella, che si fa gli applausi da sola. Va bene, ancora qualche notiziola, perché abbiamo tanti 20 minuti prima di dare la linea all'edizione short del GR di Popolare Network, che salutiamo sempre affettuosamente, e continuiamo con la verità,
mi va male, lo so. Copio Ratti, però è questo, diciamo, come dire, è un omaggio ad Antonio Ratti, uno dei miei miti, uno della crew del Ruggito del Coniglio di Radio 2. Non voglio fare pubblicità ad altri artisti, ma dare le notizie e il fatto che sia direttore Maurizio Simpatia Belpietro, già che sia il direttore della Verità, ma il fatto che sia direttore punto e basta di un giornale, già questo fa ridere parecchio. Comunque Maurizio Simpatia Belpietro, che per giunta ha anche fondato la Verità, si definisce la Verità un quotidiano indipendente, e va bene anche questo, diciamo, che crea una certa ilarità. Le nostre aziende continuano a fare affari con la Russia. Ricerca di due accademici svizzeri dimostra che solo l'8,5% delle imprese occidentali ha disinvestito in barba alle sanzioni e alle pressioni che i governi hanno esercitato. Persino McDonald's si è lasciata la porta aperta. Quindi, diciamo, ricordate, no? Dopo lo scoppio della guerra, McDonald's aveva chiuso tutte le sue sedi in Russia. Secondo La Verità di Maurizio Belpietro, invece, continuano a fare affari, continuano a vedere un po' com'è la situazione. Ma quando, sappiamo, quando si tratta di dindini, e noi, l'essere umano si lascia sempre una porta aperta. Il mercato rifiuta la politica dei buoni e dei cattivi, sempre parlando appunto delle nostre aziende che fanno affari con la Russia. Le Virostar riescono a collezionare figuracce pure con Djokovic, quindi in difesa del grandissimo campione Novak Djokovic, che ha vinto, ricordavamo anche ieri, un altro slam in l'Australian Open. Ecco, La Verità prende posizione favorevole e difende le posizioni di Novak Djokovic. Praticamente Novak, sapevate, no? Lo sapete un po' tutti, non ha partecipato allo scorso Australian Open lo scorso anno, proprio perché non vaccinato, e quindi non gli avevano concesso l'accesso in Australia le stesse autorità e le stesse organizzatori anche del torneo. Novak partecipa, torna quest'anno e vince, stravince, e ovviamente questo non fa altro che dare così da mangiare dal punto di vista dell'informazione, dal punto di vista delle notizie da scrivere al buon Maurizio Belpietro e company. Record delle esportazioni italiane, ecco perché ci boicottano sul cibo. Oltre 26 miliardi fatturati nei paesi extra UE, Unione Europea. Alleanza con Francia e Spagna sul vino, quindi esportazioni italiane al top, ma anche molto molto fake, food fake, fake food, come volete chiamarlo. Ieri nella puntata di Report si parlava di questa cosa, e veramente la cosa che mi ha fatto più arrabbiare, e poi io non è che sia un difensore del Made in Italy in tutto e per tutto, però diciamo, a me quello che dà fastidio è l'imitazione. Cioè, ragazzi, veramente, cioè, la grana, come dice mia nonna, il grana si sgrana, si chiama grana perché si sgrana, quella è la di gomma.
Calibro 35, Eurocrime, pezzo attualissimo nonostante le sonorità anni 70. Questa è la rassegna stampa di RKO dalle 12 alle 14 su RKO, www.rkonera.com, in compagnia mia e di tanti tanti amici, mia di Zazzone e friends, meno friends, ripetiamo più volte, lo ripetiamo, oggi lo dobbiamo sottolineare, molto meno friends oggi, più Zazzone, molto meno friends, ma non mancano comunque quei pochi friends che abbiamo, anche se non sono presenti qui con noi in studio o non sono in collegamento, perché ieri durante uno scambio di messaggi vocali col buon Sergione, che salutiamo, c'è stato, diciamo, mi è venuta l'idea da un piccolo messaggio vocale che mi ha inviato, scherzosamente, un po' anche volendolo, diciamo nel sottotesto, volendolo utilizzare, ecco, per la trasmissione, e io ho deciso di dedicare una rubrica al buon Sergione, e quindi andiamo a scoprire qual è l'idioma di Sergione. Bene, dobbiamo sentire adesso, ascoltare bene, attentamente il messaggio vocale di Sergione che mi è stato inviato, vi ricordo, ieri sera. Ora, a tutti, per tutti gli amici all'ascolto e le amiche all'ascolto, sentiamo cosa dice Sergione. Oh, bello! Ma tu ci regista a partire, fammi capire, ci partire, qua regista a partire, fammi capire come ho fatto, a me! Bene, ovviamente, diciamo, per molti potrà essere arabo, per molti potrà essere una lingua dello Sri Lanka, probabilmente una lingua di un'altra nazione. In realtà diciamo che è un dialetto, per chi ci ascoltasse fuori dal prefisso 080, e quindi non vale il gioco per chi diciamo, rientra nel prefisso telefonico 080. Mamma, quanto sono vecchio nel dire questa cosa, me lo dico da solo, sei proprio vecchio, sono vecchio, prefisso 080, non è nessuno più fisso, vabbè. Dicevamo che comunque chi rientra in questa categoria ovviamente non può partecipare al nostro gioco, alla indovina l'idioma di Sergione, ma... chi è fuori, chi ci ascolta da fuori, chi ascolta il podcast, se non volete indovinare, allora non abbiamo un limite di tempo, eh. È un gioco aperitivo, diciamo, qui alle 13:19. Risentiamo di nuovo il messaggio, così capiamo bene la profondità delle sue parole e il contenuto anche del messaggio stesso. Oh, bello! Ma tu ci regista a partire, fammi capire, ci partire, qua regista a partire, fammi capire come ho fatto, a me! Ecco, con quest'area un po' anche minacciosa, il buon Sergione. Quindi, cosa dice Sergione nel messaggio? Che cosa vi sta comunicando in questo messaggio che è privato e che sicuramente starà sentendo lui per la prima volta in diretta, perché non ne avevo assolutamente parlato? Scriveteci sulla nostra pagina, la rassegna stanca di RKO. Se avete già la soluzione, ovviamente, ricordiamo, gioco valido fuori dal territorio, con lo 080 di prefisso, e quindi niente, aspettiamo le vostre chiamate, no, non sono chiamate, i vostri messaggi e le vostre risposte, la vostra risoluzione al quesito. E detto ciò, ci sono dei premi? No, non ci sono dei premi, semplicemente però se venite a trovarci vi offriamo un caffè al bar della Cittadella.
Si balla qui alla rassegna stanca di RKO. Io sembro un DJ anni 80 che rientra in studio, ho preso la linea dal pezzone che fa tanto ballare i ragazzi e le ragazze di questa generazione. Dopo questa cavolata colossale posso ridarvi il benvenuto e bentornato dopo i Moloco. Knee Deep In si chiama il pezzo che abbiamo ascoltato, quando sono le 13.25 e noi siamo sempre qui alla rassegna stanca di RKO dalle 12 alle 14. Vi teniamo compagnia con le notizie lette così, shue shue, come piace a noi, come piace a fresco fresco, diciamo lette alla bellezza, come se fossimo non al bar, dal barbiere. Si fa ancora, si leggono ancora le riviste e i giornali dal barbiere? Non lo so, sono veramente vecchio. Proseguiamo con le notizie di oggi, quando mancano 4 minuti per la linea al GR di Radio Popolare, e leggiamo la prima pagina della notizia, che vabbè, se hai capito, se sei un idiota non sai che cosa devi fare, cioè non sai che cosa stai facendo, non sai cosa stai leggendo, e allora lui ti dice stai leggendo la notizia, diretto da Gaetano Pedulla, che c'ha questa cosa, capito? Io ve lo consiglio, andatelo a cercare su Google, guardatelo ad Agorà la mattina qualche volta, e vedete se, diciamo, la giornata non ve la guasta già da primo mattino. E poi secondo me, quando guardo Pedulla, ragione, dico probabilmente Lombroso non ha tutti i torti. Dopo i tank e i caccia, intitola la notizia, Zelensky vuole pure i sottomarini, e noi invece di cantargliene lo facciamo esibire a Sanremo. Risatone qua. Zelensky non si ferma più. Dopo i tank e i caccia, il presidente ucraino vuole pure i sottomarini, ma in Italia sono in pochi a chiedergli di cambiare musica, e la RAI con la Di Fuertes ha appena salvato dalla Meloni, non rinuncia a farlo esibire a Sanremo. E vai con gli applausi a Pedulla. In realtà questo è un articolo di Davide Magno Ruffolo, che sicuramente sarà un giornalista altrettanto bravo come Gaetano Pedulla, il direttorissimo Gaetano Pedulla. Governo bipolare sul reddito di cittadinanza, lo dicevamo, reddito sì, reddito no, reddito forse, reddito non si sa, vedremo che fine farà questo provvedimento del governo che, come abbiamo già sottolineato, ha aiutato tanta gente, tanti e tante anche che magari sono all'ascolto. Ultra, una destra, due facce e 100 bugie, questo è proprio l'editoriale di, ma chi se no, di Gaetano Pedulla, appunto, che sa anche scrivere a quanto pare. Ora io non voglio infierire contro Gaetano Pedulla, per carità, ce ne sarebbero anche tanti peggiori di lui, però mi sta tanto così, capito? Cioè
non lo so, lo metto al pari di Mario Giordano, ecco, volevo dire, possiamo metterlo al pari di Mario Giordano, a livello di antipatia almeno, a livello di antipatia. Poi sicuramente a livello di altro, appunto, sono su due fronti differenti, anche su due libri paga differenti. Abbiamo ancora due minutini, allora li prendiamo tutti, cioè li prendiamo fino all'ultimo e andiamo a leggere il giornale più distribuito, più letto in Italia, perché proprio perché Free Press, si chiama Metro, nelle migliori metropolitane italiane, e apre con Poste, una rivoluzione digitale. Benvenuti nel 2023. Pensavamo fosse già partita con la rivoluzione digitale in Poste, ma probabilmente alcuni di voi se ne saranno accorti nella procedura di speed, già non ci capiscono niente, figuriamoci nella digitalizzazione. Si scherza ovviamente con gli amici di Poste, a cui va un applauso, quelli che ci lavorano ovviamente, ci ascoltano, non chi dirige. Smog, l'Italia ormai è intossicata, Milano e Torino KO, male anche Roma. Si parla sempre di smog, si parla di aria non pulita, aria cattiva, aria che si respira in questo periodo sotto tutti i fronti, politicamente, dal punto di vista della salute del nostro paese. E vabbè, no, che non fulminatemi, dai, non volevo essere polemico. Invece dalla regia ci dicono che è il momento di dare la linea al GR di Radio Popolare, condizione short, 5 minuti e torniamo subito da voi. Popolare Network. E 31 minuti, Popolare Network, buongiorno, le notizie. 41 bis non cambia per Alfredo Cospito, anche nella conferenza stampa che si è tenuta in questa tarda mattinata a Palazzo Chigi il ministro Nordio ha confermato la decisione, il trasferimento del militante anarchico detenuto al 41 bis nel carcere di Opera nel Milanese ha motivazioni solo sanitarie, quel penitenziario è più attrezzato a intervenire nel caso la situazione precipitasse, ma nulla a che vedere con la revisione del regime carcerario in questo momento storico. Il 41 bis penso che sia indispensabile e sia necessario mantenerlo, così ha detto nella conferenza stampa il ministro della giustizia Nordio. Di Cospito si parlerà questo pomeriggio anche in Parlamento, quando lo stesso ministro Nordio risponderà in commissione giustizia a una interrogazione sul tema alle 14.15. Del caso del militante anarchico si è già parlato, però questa mattina in aula nel corso della discussione che aveva come argomento l'istituzione della commissione parlamentare antimafia, nel corso del suo intervento il deputato di Fratelli d'Italia Donzelli si è scagliato contro i parlamentari del Partito Democratico che nei giorni scorsi hanno fatto visita a Sassari ad Alfredo Cospito. Io voglio sapere, ha detto Donzelli, se la sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi. Parole gravissime secondo Deborah Serracchiani, ecco la sua dichiarazione, scusate, per Lia Quartapelle, ecco la sua dichiarazione all'uscita da Montecitorio.
Bene, l'aula di oggi era chiamata in modo unanime e unitario a approvare la proposta di legge istitutiva della Commissione Antimafia. Questa unità è stata rotta, è stata insozzata dalle parole dell'onorevole Donzelli, che sono gravissime, che hanno contenuto e carattere di rilevanza penale, per il quale noi abbiamo chiesto un intervento del Presidente della Camera e lo chiederemo in tutte le sedi competenti. Il Partito Democratico non ha mai messo in dubbio l'articolo 41 bis e rispetto alla vicenda ricordata dall'onorevole Donzelli noi abbiamo fatto una sola richiesta senza dubitare di altro. Abbiamo chiesto al ministro Nordio di valutare esclusivamente per ragioni umanitarie le condizioni di salute del detenuto e il ministro Nordio ha fatto esattamente quello che avevamo chiesto. Era Deborah Serracchiani del Partito Democratico all'uscita da Montecitorio sulle dichiarazioni del deputato di Fratelli d'Italia Donzelli. La guerra in Ucraina, l'Ucraina ha bisogno di almeno 200 caccia occidentali per proteggere i suoi cieli in sostituzione degli attuali velivoli sovietici di vario tipo che sono ormai obsoleti, così il portavoce dell'aeronautica militare di Kiev in commenti ai media internazionali. Al momento ha detto l'F-16 il candidato più probabile per sostituire il vecchio aereo sovietico. È da alcuni giorni, dopo l'ok alla fornitura dei carri armati, che Kiev è tornata a chiedere con insistenza aerei ai partner occidentali. Germania e Stati Uniti si sono già detti contrari, altri paesi europei sono possibilisti, tra questi la Polonia, che però poco fa ha smentito che siano in corso colloqui ufficiali sul punto. Non ci sono colloqui in corso a Varsavia per l'invio dei caccia F-16 all'Ucraina, ha detto il viceministro della difesa polacco. Nel 2022 l'intensa stagione contrattuale ha portato al recepimento di 33 contratti collettivi. La crescita delle retribuzioni contrattuali in Italia è stata nella media dell'anno pari all'1,1%. La rilevazione è pubblicata dall'Istat, che spiega che il divario tra i prezzi e la dinamica dei prezzi e quella delle retribuzioni contrattuali è salito a 7,6 punti percentuali, raggiungendo il valore più elevato dal 2001. Altre due condanne e un patteggiamento per l'assalto alla sede della CGIL il 9 ottobre 2021 a Roma, margine della manifestazione contro il Green Pass. Il GUP della Capitale, al termine di un processo con rito abbreviato, ha inflitto sette anni e due mesi a Claudio Toia, legato ad ambienti ultras juventini, ritenuto vicino a Forza Nuova, e 5 anni e mezzo a Mirko Passerini. Ha colto anche il patteggiamento a 4 anni e mezzo per Emiliano Esperto. Il reato contestato è devastazione e saccheggio. Sulla vicenda, dopo le prime 6 condanne di luglio, il 23 gennaio scorso erano state emesse altre 3 condanne con pene dai 4 ai 6 anni, sempre al termine di un processo con rito abbreviato. Un elicottero è caduto questa mattina nel Pordenonese, nella zona di Solimbergo. Nell'incidente è morta una persona. Ad allertare il 112 è stata una persona che ha visto roteare in maniera anomala un elicottero civile per poi scomparire all'orizzonte. Sul posto stanno operando i soccorsi sanitari e i vigili del fuoco. Minuti è tutto per questa edizione, la prossima alle 15.30. Grazie per l'ascolto, a più tardi. RKO Radio. I don't know much about my history now. Don't know much about biology. Don't know much about the science movement. Don't know much about the French I've been to. All I do know is I love you, Nick. And I wonder if you love me too. Oh, what a wonderful world this could be. Ooh. I don't know much about geography. About trigonometry, neck. Don't know much about the algebra. Don't know what a slide rule is for. But I do know one and one is two, neck. And I wonder if you love me too. Ooh, what a wonderful world.
Quello che ci diciamo tutti, what a wonderful world, che mondo meraviglioso, Otis Redding su RKO, sulle frequenze di RKO Air, questa è la rassegna stanca di RKO, e what a wonderful world, quello che speriamo tutti ovviamente, ma è anche quello che in un certo senso non troviamo davanti, cioè non riusciamo a vedere davanti a noi, è una speranza vana. Torniamo alla rassegna stanca, alla rassegna stampa, un po' così, la rassegna che vi fa compagnia, vi tiene compagnia dalle 12 alle 14, dal lunedì al venerdì, sempre su RKO, sempre sulla nostra, vostra radio del cuore. E ovviamente nell'ultima mezz'ora torniamo dal GR, solitamente quella che è l'edizione short del GR di Radio Popolare, e andiamo ad approfondire un po' gli argomenti sportivi, che oggi tanto sportivi non sono, perché riguardano altre cose, riguardano altre questioni, riguardano la Juve, quei bravi ragazzi della Juventus. Juventus illecito grave, intitola appunto la Gazzetta dello Sport. Ieri sono state depositate le motivazioni della sentenza che appunto ha penalizzato la Juve innanzitutto di 15 punti in campionato, e poi tante altre cose che arriveranno sicuramente, quasi certamente, nei prossimi giorni, nelle prossime ore. I giudici alterati i risultati, il club invece farà ricorso, e come motivazione, insomma, la prima motivazione sarà la seguente: motivazioni illogiche, dice la Juventus. Ovviamente io non sono di parte, non sono assolutamente, non sto gioendo, vabbè, basta, signore, non sto gioendo di quello che stanno patendo i tifosi juventini in questo momento, che continuano e si ostinano ancora a tifare una squadra che con lo sport sinceramente non ha nulla a che fare. Non che le altre squadre del campionato siano fuori dei determinati discorsi, per carità, però la Juve la fa forte, diciamo così, la dà più degli altri, ed è comunque a capo di un sistema, è stato riconosciuto poi dalle indagini e dalle intercettazioni palesi, report sempre ci dà il giusto occhio riguardo a quella che poi la situazione dietro le quinte di determinate come dire, direzioni di determinate società, in questo caso parliamo della Juve, e appunto report ha pubblicato, ha fatto ascoltare in diretta nazionale le intercettazioni che vanno poi a aggravare la posizione dei dirigenti bianconeri, che hanno avuto chi 6 mesi, chi 3 mesi, chi
12 mesi di diciamo, allontanamento dal mondo del calcio e 15 punti in corso di campionato di penalizzazione. La Juve ovviamente, come ha ribadito l'avvocato, il loro legale, il loro team legale non ci sta, farà ricorso, vedremo il da farsi, perché comunque noi la nostra rubrica sportiva ce l'abbiamo sempre negli ultimi strascichi della partita, della puntata. Lo strappo di Leao, abbiamo sempre la prima pagina davanti della Gazzetta dello Sport, alta grana per il Milan, vuole dimezzare la clausola, per chi diciamo seguisse poi il calcio mercato c'è una clausola che rescissoria molto alta, vuole sostanzialmente Leao andare via, comunque scappare dal Milan, da essere, e questa è, diciamo, la bellezza anche del fantastico campionato di Serie A italiano: sei una star, sei un vincente, sei la punta di diamante di una squadra per due mesi, il mese dopo sei un bidone o comunque uno che non è più d'accordo con le scelte della società, e quindi in questo caso il giocatore diventa il fulcro delle scelte di non più, diciamo, in base alla squadra, ma diciamo il fulcro delle scelte e del proprio procuratore e dei propri interessi, e quindi non diciamo non si sente più parte di un progetto. Caso Zaniolo ad esempio, o caso Leao in questo caso. Il diavolo dice di no, rotture scintille con Maldini, Bennacer nel frattempo KO, niente derby previsto per il prossimo fine settimana. Inter doppio verdetto, in poche ore si gioca semifinali di Coppa Italia, e anche Skriniar che è dato partente ma quasi certamente in ritardo, la Gazzetta, la prima pagina della Gazzetta, quasi certamente partente per il Paris Saint Germain. Anche qui solita questione che dicevo prima, l'attaccamento alla maglia, il progetto, il fulcro di una squadra, che non vengono più seguite dal giocatore, che diventa ovviamente il centro dei propri desideri e delle proprie ambizioni e dei propri soldini, che devono essere sempre di più, per carità, scelte loro, però poi non fate gli eroi della patria. Zaniolo, parlando appunto di falsi eroi della patria, quando sono le 13:45 sulle frequenze di RKO, Zaniolo, minacce e insulti, scappa da Roma, dura la società. La società l'ha messo ufficialmente fuori dal progetto Roma, però non è cedibile, non ha accettato le proposte della Premier e Zaniolo quindi resta a Roma, non si sa a far cosa, non viene convocato per la prossima trasferta, non verrà sicuramente convocato per le prossime partite, chissà, questa telenovela verrà poi risolta. Fatto sta che ce li avessi io i soldi e la possibilità di Zaniolo, sicuramente non farei così il prezioso. Farà piacere un bel mazzo di rose e anche il rumore che fa il cielo fa, ma una birra fa gola di più in questo giorno appiccicoso di caucciù. Sono seduto in cima a un paracarro e sto pensando agli affari miei. Tra una moto e l'altra c'è un silenzio che descriverti non saprei. Oh, quanta strada nei miei sandali, quanta ne avrà fatta Bartali. Quel naso triste come una salita, quegli occhi allegri da italiano in gita, e i francesi ci rispettano, che le balle ancora gli girano. E tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazz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 
cose che fa sì che io mi fermi qui. Le donne a volte sì sono scontrose, o forse ha voglia di far la pipì. E tramonta questo giorno in arancione, si gonfia di ricordi che non sai. Mi piace restare qui sullo stradone, impolverato, se tu vuoi andare vai. E vai che sto qui aspetto Bartoli, scalpitando sui miei sandali. Da quella curva spunterà quel naso triste da italiano allegro, tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano.
c'è un po' di vento, abbaia la campagna, c'è una luna in fondo al blu. Tra i francesi che si incazzano e i giornali che svolazzano, e tu mi fai, dobbiamo andare al cinema, vai al cinema, vacci tu. Zazzarazzaz, zazzarazzaz, zazzazzarazzaz, zazzazzazzaz. Paolo Conte, Bartali, le frequenze sono quelle di RKO, il programma è la rassegna stanca di RKO che ha ancora 10 minuti su per giù, 11 diciamo, a disposizione per darvi le ultime notiziole, sempre quelle di carattere sportivo. Noi ricordiamo che comunque andiamo in onda dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14, sempre sulla nostra, vostra radio del cuore, che non possiamo ancora definirla la radio che si vede, cioè RKO a Bari e la radio che si vede. Andate al Kismet che ci ospita gentilmente nel suo foyer e vedrete che ci sono delle vetrinette dove potete oltre che ascoltare i programmi live, diretta proprio dal vivo di fronte i programmi di RKO, ma potete anche vedere i programmi di RKO, i programmi dei nostri speaker di RKO. Potremo farlo, lo faremo, cercheremo di farlo anche qui in Cittadella degli Artisti, per ora è la nostra radio del cuore, sarà per noi anche la radio che si vede sicuramente. Continuiamo quindi ancora con le notizie di sport, le notizie che non riguardano più il calcio, perché il calcio ci ha un po' stufato. Ecco, mi ha un po', ci stufa il calcio dopo un po', e quindi diciamo ci dedichiamo a quello che voglio dedicarmi personalmente, a quello che è il mio sport preferito, quello che seguo anche un po' per lavoro fuori dalla rassegna stanca di RKO, ma non mi faccio pubblicità fuori dalle mie, da queste mura, e invece sì, vabbè, mi occupo di una squadra di basket, appunto di Molfetta, che è la Pavimaro Pallacanestro Molfetta, quindi seguo la pallacanestro in maniera assidua a livelli provinciali e ovviamente a livelli, in questo caso regionali, per quanto riguarda la pallacanestro Molfetta, ma io ne voglio parlare a livelli europei, neanche NBA, perché in Europa si esprime un'ottima pallacanestro, si esprime un ottimo gioco e c'è tanto da divertirsi, soprattutto in questa Eurolega che, a differenza degli ultimi anni, Eurolega, per chi non lo sapesse, è il corrispettivo della Champions League per la pallacanestro, l'Eurolega è un campionato vero e proprio con una classifica che in questo momento diciamo vede le italiane non proprio in un'ottima posizione, anzi pessima direi, soprattutto per Milano. In cima alla classifica c'è l'Olympiakos che in questo momento insieme al Real Madrid ha 28 punti e segue il Fenerbahçe, il Barcellona, il Monaco, il Baskonia, il Žalgiris e il Maccabi Tel Aviv. Per quanto riguardano le zone attaccato c'è anche il Valencia, per quanto riguarda le zone per l'accesso alla Final Eight che poi prevederà, sarà più che altro playoff chiamati anche, che finiranno poi nella Final Four che si terrà a Kaunas in Lituania, patria della pallacanestro, e per l'appunto vede in questa competizione anche due compagini italiane che sono ovviamente l'Olimpia Milano, squadra ben attrezzata, allenata da coach Messina, dall'altra parte poi c'è anche la Virtus Bologna, che negli anni è cresciuta, ha vinto anche un campionato, ha vinto l'Eurocup corrispettivo dell'Europa League per la pallacanestro, quindi in Europa e grazie proprio a quella vittoria di Eurocup è entrata all'interno delle grandi d'Europa e dell'Eurolega. Per quanto riguarda le italiane non se la stanno passando sicuramente molto bene, dicevamo rispettivamente Bologna al 14° posto in classifica, l'Olimpia Milano ultima al 18° posto. Non se la stanno passando bene specialmente Milano, dicevamo, perché
gli infortuni stanno un po' condizionando quella che è la stagione, gli infortuni di Pangos, gli infortuni di Shields per quanto riguarda Milano sicuramente ha cambiato quelli che erano, quella che era il gioco della squadra e il gioco stesso di coach Messina, che ha dovuto ricorrere ai ripari. Gigi Datome, che comunque non è più il Gigi Datome di una volta, è rientrato recentemente nella partita proprio contro il Monaco, che comunque è stata persa la settimana scorsa 101-88. Situazione diciamo molto molto particolare quella di Milano, e speriamo che coach Messina diciamo trovi la quadra e la via giusta per poter tornare in corsa, anche se la vedo difficile. Diversamente per quanto riguarda la Virtus Bologna, diciamo per appunto al 14° posto in classifica, anche la compagine bolognese ha perso lo scontro contro il Bayern Monaco la scorsa settimana 91-84, leggermente meglio in Europa, ma coach Scariolo dovrà vedersela con l'infortunio di Ogelei, che è stato via, è stato molto importante per questa stagione di Eurolega fino ad ora, starà via per un po' di tempo, quindi speriamo diciamo rientri, anche perché fa sempre piacere vedere un'italiana far bene in Europa. Viva viva la pallacanestro, se volete continuare a seguire un po' quello che è il mondo della palla a spicchi, seguite la rassegna stanca di RKO. Head on straight, mask on crooked. Exit stage left with the cash gone, took it off like a koofy. The fit was a bit doofy. He tried to get screwed with that two for you, one two for me, G. Cut the cranky attitude, wet him like a handkerchief on a stanky fatter dude. Whether you's a rapper or a dang sanger, once you in, there's only one way out, like a gangbanger with a new crew keychain and street name. What said do he claim for fame? Peep game. Just to keep fetter and stay dip, you need it like a letter or better, a getaway whip. This old thing's rusted, encrusted as the gold rings, the old king's busted. Plan to end global starvation and fat her. Now what in tarnation did I go and do that for? Stuff happens, like getting snuffed for tough tit rapping. See, I told him enough, quit you yapping. The same applied to any and all chumps. The only question he had for y'all is how many lumps? Three or four, either or. Mon cheri amor, said why you need your heater? The super villain slid in your party for free. Wanna MC, get out of here, kid, you bother me. The day I took my mask off, my face was missing for 2 days. For the record, Gene came back a year later, whole new identity. Tony Stark's pedigree, my money green like my nickname was Celery. Who was Ghost, who flashed his toast? Never wore sheets but bulletproof coats. Oh no, the fans cried for the mask back on. Told him Ghost is dead, he returned at the crack of dawn. Few years from now, him and his pals before the Jetson ever arrived. He'll be back summertime 2005, with a half a face iron, the other half wore to look like alien science. In the summertime, yeah, you can see the face boy, but the other side I keep lube with the pens. Or you mad loyal, uh-huh. When the winter time come, what? I get stuck cause my brain all numb, like I ate 1,000 ices and frozen Pepsis. Aquaman's pops can't water check me, disrespect me, no. Indirectly, no. I seen his feet and they both lefty. He's stepping half correctly as I stroll the globe and terrorize the planet with a Bill Clinton mask in them play school hands. Me and Doom, always be the best on the landing. Superheroes for life until our souls vanish. Check me out, my name is Brack, and that's a fact. I got a mom and a dad and they are out back. We sit by the pool and we nibble on snacks. Then we eat a big lunch and we all take naps. Why'd the beat stop? Hey! Hey! Danger Doom featuring Ghostface Killah, questa era The Mask, questa è sempre la sera stanca di RKO che sta per chiudere oggi la puntata del martedì, non prima però di avervi dato quella che è, quello che è il palinsesto di RKO, il palinsesto della radio più bella che c'è, la radio che si vede, la radio che continua dalla Cittadella degli Artisti direttamente al Teatro Kismet di Bari, dove ha sede
la nostra, il nostro studio 1, diciamo così, e quindi andiamo anche a vedere quelli che sono i programmi che andranno in onda anche dallo studio 1. Prima però, dalle 18 alle 19, ci sarà Onda Anomala, il podcast del talk su Twitch, del talk su Twitch TV, a cura dell'associazione Anomalia, associazione Anomalia che salutiamo, a cui vogliamo un sacco di bene e che tante volte collaborano con la Cittadella, e noi li aspettiamo anche qui negli studi della Stanza della Musica per condividere questo desk che abbiamo occupato con la postazione di RKO. Ovviamente dalle 20 alle 21.30 invece c'è Out of Nowhere, curiosità musicali non necessariamente mainstream, a cura di Tommy Goodwine, Tommy Bonvino, a cui va un altro grandissimo applauso, perché è una delle dei pilastri di RKO. Io neanche per Carlo Picco, neanche per Carlo Picco abbiamo fatto di questi applausi. Vorrei segnalarlo, Tommy, ci devi citare durante il programma. Detto questo, abbiamo i minuti un po' contati, anzi abbiamo il minuto contato, perché sono le 13.59. noi vi abbiamo tenuto compagnia anche stamattina con le nostre minchiatuzze sparate qua e là per darvi notizie, ma anche per sorridere insieme in questi tempi molto bui, se non bui, grigi. L'appuntamento rimane sempre lo stesso alle 14 ogni giorno, dal lunedì al venerdì, in compagnia mia di Zazzone e si spera più Friends da domani in poi. Ci potete scrivere sulla pagina La Rassegna Stanca di RKO di Facebook, ci potete anche contattare direttamente qui in Cittadella degli Artisti, dove ogni giorno veniamo per allietarvi la mattinata e per rendervi partecipe di questa comunità che si chiama La Rassegna Stanca di RKO. Ciao, a domani! La Rassegna Stanca DIRKO.